Salve a tutti, conferenza stampa post gara di mister Pagliuca. Passiamo alle domande. Mario Vollono, Vivicentro. Mister, possiamo dire che la Juve Stabia ha giocato e il Palermo ha segnato. Di fatto questo è quello che abbiamo visto, però questa potrebbe essere una lezione, se mai ce ne dovesse essere bisogno, che questa è la Serie B. Se abbassi l'intensità o comunque quantomeno l'attenzione, ecco, l'errore di Pisco è evidente, in Serie B ti fanno male. Vabbè, Pisco ha fatto talmente bene fino ad ora e talmente bene anche durante la partita che l'errore è relativo. Quello che hai detto è giusto, perché abbiamo giocato una bella partita e abbiamo preso 3 gol dal niente, perché Palermo ci ha messo la Juve Stabia ha fatto molto bene e poteva concretizzare meglio le occasioni che ha avuto, però io non ho niente da rimproverare ai ragazzi, perché hanno lottato, hanno dato tutto contro una squadra che penso sia una squadra importante. Penso che anche dai cambi che ha fatto ci combina poco con la categoria, e noi abbiamo giocato, l'abbiamo messa in grossa difficoltà e su 2 ripartenze abbiamo preso, e su un rigore dove lì è una cosa oggettiva che abbiamo sbagliato, abbiamo perso la partita. Però ha detto bene, secondo me questa è la Serie B, questo è... sono situazioni che ci devono far crescere, noi dobbiamo continuare il nostro percorso senza arretrare di 1 centimetro, con la massima umiltà. Sono solo dispiaciuto per i ragazzi, sono dispiaciuto per tutti i tifosi che ci hanno sostenuto, molto dispiaciuto, perché i ragazzi meritavano qualcosina di più, e sono convinto, forse col se ma si fa poco, però se non concediamo il rigore all'ultimo possiamo fare gli ultimi 10 minuti un pochino più di... all'arrembaggio. Buonasera mister. Buonasera. Le chiedo della sostituzione di Rocchetti, uscito a fine del primo tempo, ragazzo come sta? Rocchetti aveva vomiti, stava male, in finale abbiamo avuto nella settimana 4-5 giocatori come Barnier, che abbiamo utilizzato come Andreoni, come è riuscito a giocare Mussolini, come Piero Bon, che hanno avuto questo virus e c'è un pochino, però questo non ci dobbiamo creare un alibi, dobbiamo pensare a ripartire e a lottare. Rocchetti ha fatto un buon primo tempo, poi è arrivata alla fine del primo tempo, lo cercavo, lo vedeva, era in bagno perché aveva questo virus in corso. Natale Giusti. Salve mister, buonasera. Volevo chiedere, lei ieri in conferenza stampa era stato purtroppo profeta, perché aveva detto non bisogna perdere palle in alcune zone del campo e soprattutto poi bisogna recuperare e cercare di mettere delle falle qualora questo dovesse capitare. Purtroppo il primo e il terzo gol nascono proprio da 2 palle perse, nella terza addirittura c'è un tentativo di Piscopo di andare a dribblare nell'area di rigore nostra. Quale insegnamento porterà ai suoi ragazzi questa partita per il proseguio del campionato, perché è sembrata un'ottima Juve Stabia, io direi per tutti e 90 i minuti di gioco, però qualche ingenuità che contro squadre importanti si paga poi a caro prezzo, perché questa è stata sostanzialmente Juve Stabia Palermo oggi. È così, quello che hai detto è vero, e mi fa piacere che tu lo rimarchi, però l'hanno rimarcato tutti, quindi questo è, dobbiamo migliorare questa gestione in alcune zone di campo, però io ai ragazzi non gli devo imputare nulla, io li ho talmente grande stima in loro e sono talmente felice di tutti loro che è logico che analizzeremo la partita, cercheremo di migliorarsi dove ci dobbiamo migliorare. È una battuta d'arresto che secondo me abbiamo più concesso noi che per situazioni di, ovvero create dal Palermo, perché anche il secondo gol è stata una giocata individuale di assoluto valore, però abbiamo un attimino ritardato ad accorciare una situazione che avevamo preventivato, mentre la Juve Stabia ha cercato di giocare e non è stata brava negli ultimi, cioè proprio nemmeno negli ultimi 30 metri, perché abbiamo avuto 4-5 palle gol importanti, quindi secondo me dobbiamo analizzare tutti
non solo io, un pochino tutti, no? Questa partita nella maniera onesta, nella maniera giusta, perché come giustamente la scorsa settimana, no? O meglio, noi a Frosinone e il Palermo col Cosenza avranno fatto la loro analisi, perché ho sentito l'intervista dell'allenatore del Palermo dopo il Cosenza, e è normale e anche giusto fare l'analisi lucida, seria e corretta anche dopo questa partita qui, sia da parte mia che da parte dell'allenatore. Il Palermo ha avuto un'occasione e ne ha fatti tre, la Juve Stabia ne ha avute quattro, non ne ha fatta una, la Juve Stabia ha giocato e non ha fatto gol. E su palle perse nel giocare dobbiamo migliorare questa riaggressione su quelle palle perse, perché non posso pensare di migliorare alla squadra di non perdere mai palla, o meglio, sarebbe meglio perdere in zona di campo, perché l'ultima che abbiamo perso sul rigore ci si fa poco poi. Daniela Sarco. Mister, buonasera. A dispetto del risultato, per oggi una grande Juve Stabia con una grande identità di gioco ed una grande prestazione, ed un Romeo Menti che pullulava di persone, un calore eccezionale. Può essere questa sconfitta un motivo invece di coraggio affinché il Menti sia sempre così folto? Io lo spero, cioè, noi dobbiamo essere onesti. E oggi avevamo in campo qualche ragazzo che lo scorso anno era in Serie C, neanche titolare, no? Però talmente grandi sono, talmente eccezionali sono, che hanno lottato e non hanno fatto vedere tutto questo divario, no? Questo, noi avremo bisogno del nostro pubblico. Il nostro pubblico deve anche capire che ci saranno dei momenti di difficoltà e non ci deve abbandonare, anzi ci deve sostenere ancora di più, perché noi abbiamo bisogno di loro. Senza il nostro pubblico la squadra avrà ancora più difficoltà, quindi è come uniamoci tutti insieme per aiutarci ad arrivare all'obiettivo. Noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di vedere le prestazioni della Juve Stabia, perché uno che viene al campo e non vede la squadra che lotta e non vede la squadra che gioca non si diverte, quindi giustamente non viene. Però questi ragazzi daranno sempre il massimo e noi avremo bisogno sempre più è proprio un generare e capire il bisogno l'uno dell'altro. Catano D'Onofrio, Il Mattino. Mister, cambia un pochettino nella ripresa, dettato solo dalla situazione contingente, o può essere anche una soluzione, perché insomma in questo primo scorcio di campionato si è visto che in questo momento magari fisicamente sta meglio Candellone, forse da un punto di vista anche di lotta, di fisico che ci riesce a mettere in questo tipo di campionato, può dare qualcosina in più alla squadra? Grande è un grande, lo dicevamo anche ora come tutti gli altri ragazzi. Oggi abbiamo deciso di partire con Adorante, Piscopo e Mosti, perché avevamo bisogno di giocatori nelle linee di mezzo, e sono stati bravi sia Adorante che Piscopo che Mosti. Cande è entrato, ha fatto alla grande come ha sempre fatto, è un giocatore importantissimo per noi, è un uomo importante, è un riferimento importante nello spogliatoio, quindi hai detto bene che avrà il suo spazio, avrà i suoi momenti dove potrà aiutare la squadra. È normale che abbiamo bisogno anche dei gol di Andrea Adorante, che oggi è stato bravo in quell'occasione lì a fare quello che lui sa far meglio. Giacchino Roberto Di Maio, sta dicendo. Buonasera mister, considerando anche i tanti calciatori che erano con lei durante la scorsa stagione, in queste prime 5 partite c'è stato uno step di crescita che più di altri l'ha sorpresa? No, io penso tutta la squadra. Per me oggi Baldi ha fatto una grande partita, ha commesso quella leggerezza che non era facile, quella lettura nell'accorciare su di Francesco nell'occasione del secondo gol, però tutti i ragazzi penso sono cresciuti, tutti i ragazzi meritano l'attenzione. È normale che oggi per noi era una partita che, se riuscivamo a fare il risultato, ci dava un qualcosa di estremamente grande, una squadra di tutti i ragazzi che, come ho già detto tante volte, che fa un risultato importante contro una squadra del genere, è normale che ti crea dei presupposti importanti. Però è anche vero che noi ci prendiamo la prestazione
e penso che per raggiungere gli obiettivi servano le prestazioni. Io oggi della mia squadra sono molto contento della prestazione, poi non sono contento e sono dispiaciuto fortemente perché si è perso una partita un pochino a polli, tra no, un pochino della categoria, dai. Buonasera mister, volevo chiederle la prestazione difensiva dinanzi poi alle qualità di due attaccanti diversi come Henry e Brunori. Come giudica la prestazione dei difensori contro un attaccante fisico e poi contro un attaccante fresco, magari anche con più qualità tecniche come Brunori? No, hanno fatto una buona gara perché solo nell'occasione del gol, penso per quanto riguarda Henry, è stato... Poi per il resto hanno fatto una grandissima prestazione di tutta la squadra, non solo dei difensori, però Ruggero, sono molto contento di Ruggero, che è un ragazzo eccezionale, sono molto contento di Marco Bellic, Rocchetti, Baldi e Mussolini. Mussolini anche oggi ha avuto due palle gol importanti create dal lavoro settimanale, quindi questo per noi è un motivo di soddisfazione. Mister, buonasera. Abbiamo visto una Juve Stabia difendere in una maniera e attaccare in un'altra, difendere 3-4-2-1 e attaccare 4-2-3-1 con una costante il centrocampo a 2. Ecco, le faccio una domanda specifica. Un giocatore come Fabio Maestro, che è un box to box ed è uno chiaramente dei più esperti della categoria che si trova la Juve Stabia in organico, l'abbiamo visto entrare, forse non è ancora brillantissimo, ma potrebbe darle modo anche di sperimentare un centrocampo a 3 che forse in alcuni frangenti della gara contro avversari che si abbassano, come si è abbassato il Palermo, può dare modo anche al Leone di trovare quegli spazi che l'anno scorso riusciva a trovare con maggiore frequenza? Grazie. Ma penso che proprio perché si abbassa il play trova molto meno spazio se non sotto gli attaccanti, quindi è inutile che venga sotto gli attaccanti. Avevamo necessità proprio per il poco spazio di inserire l'ampiezza più due giocatori tra le linee, quindi era obbligato il centrocampo a due perché sennò il play prendeva la palla e poi mancavano delle linee di passaggio. Però Maisto non è un interno, Maisto è un giocatore che ha qualità nel saltare l'uomo, è un tre quarti o un esterno, e è un giocatore di qualità, un ragazzo eccezionale, un ragazzo che tornerà fortemente utile alla squadra. Oggi sono stato in dubbio fino all'ultimo se farlo giocare o no, avrebbe giocato al posto di uno dei tre quartisti, però sinceramente sono molto molto soddisfatto di quello che ha mandato sia Mosti che Piscopo fino ad oggi, ho optato per quella scelta. Però Maisto è veramente un giocatore bravo, è veramente un ragazzo eccezionale, sono convinto che farà bene con la Juve Stabia. Mister, buonasera. Mister, ho visto una Juve Stabia con gli occhi della tigre in campo. Per quanto riguarda le occasioni create, secondo lei è mancato un po' di fortuna oppure è mancato il killer instinct sotto porta? Grazie. No, è mancato un pochino di precisione, è mancato che forse Palermo è stato anche un pochino fortunato, no? In quelle situazioni. Alcune volte la caparbietà nostra deve venire fuori, perché quando c'è stata la traversa riga, quella ribattuta lì ci dobbiamo far trovare pronti. Poi per quanto riguarda l'occasione di Adorante, di Mussolini e quella di Kevin, lì sono attimi, si può far meglio. Quella che ha preso la traversa, che è uscita fuori, è stata ribattuta lì dobbiamo essere più presenti, ci dobbiamo far trovare. Quella forse è la cattiveria nell'area di rigore che ci è mancato, però fa parte di una crescita. Mister, buonasera. Questa partita, abbiamo detto, non lascia punti in classifica. Le chiedo se è un po' come nei videogiochi, lascia qualche punto cosiddetto esperienza che potrebbe essere utile magari a chi ha commesso qualche errore in più ma che non sarà commesso in futuro. E poi le chiedo, ha detto adesso che tante volte è difficile scegliere chi manda in campo perché il livello è alto, si impegnano tutti al massimo. Nota con il cambio di categoria effettivamente una difficoltà aggiuntiva rispetto all'anno scorso, per come la Serie B, in base all'avversario, in base alla bravura di tutti i suoi ragazzi nello scegliere di volta in volta meglio a lasciare fuori qualcuno? No, è normale che la categoria è un'altra categoria, è una categoria dove anche la qualità individuale oggi si è visto, perché il Palermo si è basato tantissimo sulla giocata individuale, sulla qualità individuale, perché
nel palleggio siamo stati bravi a metterlo in difficoltà, nella fase difensiva abbiamo concesso un 1-1 e poi 2 gol da palla persa nostra, quindi è la categoria, è importante capirla, è importante lavorarci, è importante dare la possibilità a questi ragazzi di crescere, ma dobbiamo crescere e migliorarsi velocemente, ma non perché c'è qualcosa, no, perché vogliamo cercare di fare il meglio possibile, ecco perché ci dobbiamo migliorare il meglio possibile. Oggi avevamo la possibilità di finire la partita soddisfatti per la prestazione e soddisfatti per il risultato, invece per delle superficialità si va via, che siamo molto rammaricati, e domani dobbiamo ripartire rimettendo tutto al suo posto e cerca, però corre nel rammarico che non abbiamo fatto punti in casa nostra, con il rammarico che la Juve Stabia in casa poteva far punti oggi, poteva far punti, però anche con l'onestà semplice di una persona umile come me che dice brava Juve Stabia, hai fatto una grande partita. Perché come ho detto a Frosinone, e sarebbe bello che questo venisse sempre fuori, no? Anche come ho detto a Frosinone, finché eravamo con la superiorità numerica potevamo fare qualcosa di più, non siamo andati alla ricerca del gioco in quei 20 minuti che siamo stati sulla superiorità numerica. Oggi in modo onesto dico la Juve Stabia meritava qualcosa di più. Mister, salve, Francesco Fedele, Presidente Serie B. Mister, prima di fare una domanda io vorrei farle i complimenti perché la Juve Stabia ha una passione nei confronti del gioco, è una propensione al gioco che è encomiabile, arriva come vento scirocco. Grazie. Quindi davvero complimenti. E proprio in termini di gioco, voi avete questa capacità di saper dividere il campo in 5 corridoi verticali con questo utilizzo dei fissatori in ampiezza che allargano le maglie degli avversari, e questo secondo me oggi l'avete fatto divinamente. Infatti soprattutto nel primo tempo Mosti e Piscopo hanno avuto diverse conduzioni verso la porta. Può essere quella, lei ha parlato di 4-5 occasioni, può essere quella una zona di intervento per migliorare, ovvero un pizzico, credo che sarà parte del processo, però un pizzico di pulizia tecnica, di serenità in quella tipologia di scelta, perché secondo me in quella dinamica che l'ho descritto oggi la Juve Stabia aveva un margine spaventoso per fare male al Palermo. Grazie. C'ha ragione, la centrata in pieno è intelligente, bella e piena di profonda, perché è così. Come portiamo la palla in quelle zone lì, abbiamo bisogno di velocizzare un po' e di migliorare l'ultimo passaggio lì, e invece lì l'abbiamo persa e ci abbiamo preso il primo gol. È una disamina giusta, però questo fa parte di abituarsi a quegli spazi che in Serie C c'erano, e in Serie B dobbiamo essere un pochino più veloci nel primo controllo, un pochino più puliti nel primo controllo. Però sono convinto che grazie alla qualità morale, alla qualità proprio tecnica, allo spessore che c'è all'interno dello spogliatoio, noi questo riusciamo a migliorarlo, anche perché potrebbe essere per noi un qualcosa di importante. Grazie. Ultime due. Ciao Guido. Ciao. Ti ha sorpreso la marcatura francobollo del Palermo sul Leone Buglio con Ranocchia e no, Segre? Siamo andati noi a cercarla perché volevamo creare degli spazi alle loro spalle, quindi siamo andati noi a cercarla, e Leone e Buglio hanno fatto una grandissima partita perché alle loro spalle abbiamo sempre trovato lo spazio. Vale, Mister, buonasera. Volevo chiederle la scelta di inserire Artistico, una scelta che in alcuni casi, anzi più di un caso, si è rivelata vincente. Se ci sarà la possibilità di vederlo giocare a partire dal primo minuto, in modo da, diciamo, fornirgli la possibilità di esprimersi nell'arco dei 90 minuti. Sai, purtroppo alcune volte si fa le scelte anche a malincuore e si è mandati verso giocatori con caratteristiche un pochino diverse, con terminale offensivo lì che era adorante, però Gabriele è un giocatore che ha un potenziale devastante, sono convinto che anche lui, come coloro che non stanno giocando tanto, poi però si gioca in 11 e quindi dobbiamo fare le scelte, se gioca Gabriele non gioca un altro giocatore, poi c'è l'equilibrio da tenere perché si giocava contro il Palermo e alcune volte mettere tanti giocatori lì davanti di area di rigore come Gabriele, perché è un giocatore forte quando ha profondità, forte quando attacca la porta, però dobbiamo avere anche un pochino di equilibrio, quindi però sono convinto che farà bene perché è un giocatore forte. Grazie a tutti.